Ecco qui, finalmente vedremo se riusciremo a salvare sia Wilson che noi, solo Wilson, oppure nessuno dei due riuscirà a salvarsi perché gli alleati sono talmente pirla che ci sparano addosso. Sì, aveva il casco inglese quel tipo là. Ah, si è fatto tutto il viaggio così, e fortuna che non si è fatto vedere, eh? Cos'hai in testa? Ah no, sono i capelli, ho detto, che cavolo hai in testa? Ah no, è il riflesso dei capelli. Sul serio. E ora? Ce l'ho Adesso l'ho fatta, detto che sono un porco p... bugiardo, un bastardo buono a nulla. L'ho riportato a casa perché credo abbia ragione. In È un bel effetti. fatto, devo ammetterlo. E si interrompe sul più bello. Ladro e un bugiardo. E risponderà di tutti i suoi crimini. Io intanto vi ho permesso di distruggere una fortezza tedesca, quindi bugiardo criminale, tua madre. Proprio così, Blackburn. Cosa? Ma che... Oddio, oddio. Allora, un finale che fa quasi schifo. Almeno penso, non so se è finita. È finita? Non so. Ah, la buona vecchia Londra piena di inglesi. No, adesso ci sono più italiani e spagnoli che inglesi, però sto divagando. Siamo liberi? Che bella vita. Oh, siamo lui. Ah, ci hanno mandato a cagare. Ah, quasi. Sei messo male, amico. Cioè? Ti Come sei messo male? collocherò a tuo favore alla corte marziale. Ah, devono ancora farsi il Forse non processo e come quindi... Beh, subito, ma grazie. in effetti... No, scusa, ma non dovrei... Wilson, mi serve un mitragliere. Ci penso io. Lo Davvero? faccio io. Rackham, fammi aiutare. Tu non meriti di volare. Io non merito di volare, però scusa. La fortezza tedesca, l'ho scoperta. Io o l'hai scoperta tu? Wilson, se devo morire, allora lo farò lassù. Oh, è morto? Oh, caro. Il tipo. Forza, diamoci da fare. Oh, benissimo, ora finalmente si torna a volare dopo 5 secondi di Sicuro che non video. vuoi stare a terra? E lo scordi. Beh, la fortezza tedesca non l'ho scoperta da sola. Mi devi una medaglia, eh beh sì. Ma a Londra sono arrivati? Non ricordo tutto questo. Oh, e ora possiamo sfottere i tedeschi nel nostro territorio Ci penso inglese. io. Sei con me o E forse già, sei and già pazzo? andato, già andato. Bel lavoro, il miglior caccia di sempre. Miglior caccia di sempre. Questo qui. Scusa. Prepara Scusa. Prepara le medaglie, ok. Le vendono anche dai. Come dire, le vendono anche false, se vuoi. Te ne fai un bel pacchetto. Tipo spacchettamento di medaglie. E lo sto addirittura seguendo, ma. Ah no, no, pensavo fosse distrutto. Mai distrutto. Fermo qui, dove vuoi andare? Dannato te. Finito. Sì, è andato. Io mi metto a seguire quelli là che ormai sono distrutti, ma chi è? Un secondo. Fermati qua. Ora sei, tira, tira deciso. Ora sei. Ah, ora sei. Dico. Ma perché ora sei? Non puoi dire dietro, che cavolo. Uno deve stare là a pensare. Ora sei. Cosa vuol dire ora sei? Ah, dietro. E ora che ci arrivi, sei già morto. Mi sa che l'hanno abbattuto. Quello è stato l'alleato o sono stato io? No, perché se sono stato io mi dovete dare a me le medaglie. Ho fatto un 360, quasi un 360, sparo, boom. Oh mio Dio, che trip. Vedo Londra al contrario. Sembra che sia lui. Redrizza. Ok. Sembra che sia lui. Dov'è? Ho perso di vista. Ah no, non più. Non andare verso il sole che mi accechi. No, voglio farlo, batterlo io. Voglio batterlo io. E va. Ne ho fatto fuori uno. Madonna. Oh, adesso che si fa? Mi sembra che abbiamo risolto. Altri bombardieri in vista. Bombardieri. Bombardieri, sembra lo stesso filmato di prima. L'obiettivo sono i bombardieri. Concentrati E su di beh, i loro. bombardieri sì, stavolta. Stavo per dire, oh, proteggiamo i bombardieri. Aspetta, ma se sono su Londra vuol dire che non sono alleati. Porca. Dov'è? Non lo vedo. Magari lo sto sparando. Ma scusa, quello là. Oh mio Dio, ma quanto sono forti i bombardieri? Oddio. Ma i bombardieri hanno anche qualche... Caccia nemici!
casa. Siamo in un fuoco incrociato tra... tra... non so. No. Ti porterò con me? No, sto scherzando. Mi serve questo aereo. Dai, abbattiti. Oh. Ma sulla coda mi sembra che dobbiamo colpirli. Non so, di solito vanno tutti dietro la coda, vanno tutti a colpirti in coda, quindi... quindi... Reggi questi, stronzetto! Oh! Niente, devo tener conto anche della vita. No, ho buttato giù quello, quello sbagliato! Oh, questo... questo qua... sì! Sì, decisamente. Vado, vado, vado. L'ho preso sul se... no, ho battuto un aereo con un missile. Nel 1920. Adesso... miglior caccia di sempre. Miglior... C'è un, come dire, c'è un pallone esplosivo in mezzo al nulla, al nulla. Tu di cosa faceva addosso? Ha messo qua anche il mitragliatore 360. Non colpirlo. Non colpirlo che moriamo. Però se, se me lo... se, se riuscissi a sparargli mi piacerebbe, eh. E guarda come cade, soddisfacente. Anche questo qui tra poco. Avanti. Dai, prima che ti venga addosso. Lo facevo fuori lo stesso, il problema è che morivo anch'io. Un secondo, che sistemo le ali che ci sono cadute. Sempre se ci sono cadute. Un altro po' che voglio essere perfezionista. Perfetto. 100%. Ennesima volta. No, 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 no. Contro un relitto, ma fa sempre, ma non conta, come dire. Sono andato contro un relitto, però. No, pensavo, pensavo ci andasse addosso. Beh, non è difficile finché vanno a sta velocità qua, eh. È come dire, è come vincere una gara contro una tartaruga. No, 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 contro una lumaca, contro una lumaca è deciso. Bombardiere distrutto. Bene, e adesso possiamo andare finalmente a fa... no, non siamo nei guai. Ma una cosa che devo ancora capire, che cavolo fa il dirigibile? Due dirigibili... reggi questi, stronzo. Oh, cazzo. Reggi questi, puttana. Dai. Va bene, va bene, va bene. Va bene, vira in modo deciso. Ma se gli vado... ah no, non è crollato. Usate i missili, non usate i proiettili inutili. Oppure... un secondo, allora. Come cadeva? Come cadeva il dirigibile? No. No, non sto dicendo quale, però. Perché magari potrei finire nel reparto spoiler. E quindi canale giù. Boom. Ops. Ho detto boom. E guarda caso mi è arrivata una bomba in faccia. Resisti, resisti, dai, dai, che dobbiamo. Ma il dirigibile cosa fa? Bombarda, bombarda. No. Giuro, giuro che devo ancora capirlo. E via. Via, via. Sparatene a uno, non sparate a caso. Però coi missili ne facciamo di danno, eh. Possiamo dire tutto. Però coi missili... non c'è storia. Non c'è storia. Fotteteli coi missili. Guardate quanta vi... giù, è andato giù. No, non è andato giù. Fuck you this. Io me ne vado. Contra... ma contraerea, contraerea. Ora viro in modo deciso. Qual è quello ferito? Non lo vedo più, non lo vedo più. Mi dice il simbolo, mi dice un secondo, mi allontano un altro po', che qua c'è un ingrumo di, un grumo di fumo e fuoco che non si capisce niente. Ah, non siamo noi, non siamo noi. Qual è quello distrutto? Questo qua. Rip. Rip. E crolla, dannato. È ancora in, ancora in, ancora in piedi però, eh. Noi ridiamo e scherziamo, però. Che inc- come? Un secondo. Ma quella torretta lì sembrava quasi il fucile d'assalto di Fallout 4. Non sto scherzando, eh.
Accidenti alla tua boccaccia, Blackbird. Sì, però potevi anche non incoraggiarlo a... No, non dimmi che siamo sul DRG. Va tutto bene? Ma questo supera tutto. Dobbiamo distruggere... Ah, è un dirigibile rinforzato, pensavo, ma cosa fanno a volare un pallone vuoto? Però che figata. Ah, prendi il cannone antiaereo. Dobbiamo andare lassù. Lassù dove? Non guardare giù. E chi è? Perché dovrei suicidarmi? Ah, sono in piedi. Ma perché ho le mani così? Oddio, perché ho le mani così? Ferme. Non sono disteso, eh. Avanti, andiamo a prendere l'antiaereo. E allora andiamo a prenderlo. Non riesco a vedere bene. Dritto davanti. Dritto davanti. Beh, in effetti non ha tutti i torti. Con questo fumo qui ci fai un rave party da quanto ce n'è. Ecco, sempre che non ci veda prima lui, eh. Andiamo. Che se si gira col cannone sono... sì, ciao. Mi sa che si conosceva, si voleva salutarci, ma l'ha fatto in modo un po' avventato. Ehi, tutto bene? Sto bene, tutto a posto. Beh, sì. Io mi dirigerò verso il cannone antiaereo. Vabbè, cerca di non farti ammazzare. Wow! Vedi dove l'ho preso questo qui? Prendi il cannone antiaereo. Quello che aspettavo da una vita. Andiamo a prenderlo. Tu sei morto? Sì. Anche se non risponde vuol dire che... E io gli ho anche sparato. Oh mio Dio, ma questa qua è una maledetta fornata. È una sauna qua. Ma riuscire, se c'è un clima rosso vuol dire che c'è caldo. E qui cassa di... la madò. MP... Ah, ok. No, una normalissima mitra. Un normalissimo mitra, cavolo. Beh, sono dirigi. Qui che ero senza armi. MP18. No, trincea. Non cambia un cavolo forse. Ma sti qua mi aspetta. Ho sparato malissimo. Che bello. Ha il mirino a forma di cuore. Che bello. Non l'avete visto? Oh, che bello. Mirino a forma di cuore. I love you. Pum. Poi gli spara in muso. Ma dalla MP18 trincea, quella normale, cambiano addirittura i proiettili che non posso prenderli. Sei... Ah, sono stato io. Ho detto, no, mi hanno ciulato la kill. Ah, sono stato io. Con revolver. E ora? E la madò. L'abbiamo capito, non ce ne frega un cazzo. Ah, 180 gradi. Ho capito. Ah, questo, non lo so. Oh mio Dio. Ma sto antiaereo qua! Cioè, sto antiaereo qua è più cazzuto di un aereo che spara missili, vi rendete conto? L'ho quasi buttato giù. O forse perché stavolta sono concentrato in un punto, quindi è come un pallone che va... E quindi... ah, no, non si è sgonfiato, peccato. Comunque, dove sono i crew qui devo sparare? Quelli no, se hanno tre ali sono crew. Sei ancora vivo? Ah, adesso siamo pari. Tu lo tieni fe... Cosa? Non dirmi che... Ah no, non devo sparare. Io sto sparando... Un altro? Vi sparo sulla croce dei crucolan, dai. E anche questo palloncino si sgonfia. Ma diceva, ora siamo pari io e te. Non dirmi che... No, non, se avete capito scrivetelo nei commenti, perché io non ho capito un cazzo. Aha. Allora, che cazzo? Questi hanno visto troppi... Sì, hanno visto troppi Assassin's Creed. Non c'è un pagliume di fieno per terra, quindi non vedo soluzioni. Oh, un dirigibile in caduta. Dove sta andando? Buckingham Palace. Ops. Che? In acqua. E questa è la mia storia. Un egoista in... che ha rischiato la sua vita acqua. Per salvarne un'altra. E che così no, non ci credo. Non ci credo. Dopo tutta quell'altezza cade in acqua, si salva? In guerra però i fatti verranno sempre stravolti, versioni diverse.
Non c'è un momento poetico. Ha un aereo e ucciso il compagno. Ha mentito, ingannato e ammazzato lungo metà del fronte occidentale, scampando alla corte marziale approfittando di un'incursione nemica. Potete invaderci, mi devono portare alla corte marziale. Sì, sicuro, sicuro. Le parole, quelle sono la verità. Altrimenti non le avrei dette. Oppure no. Solo a me la voce sembra azzeccata quel personaggio. Non lo so. Sì, piccola curiosità. È lo stesso doppiatore di Jake Mueller di Resident Evil 6. Non so, ma mi sembrano stranamente simili. Non mi sembra? Lo so che è un gioco che fa schifo, però. Fine momento tragico di me che sparo cazzato. Scazzate. E neanche parlare non sa. Finita qui. Beh, è stato... Sinceramente, allora ve lo dico adesso. Sinceramente, quando pensavo la missione con gli aerei, che palle, io pensavo a questo. Ho detto: no, adesso mi devo passare un'ora e mezza, farmi due palle così, che devo stare solo su un aereo a sparare alla gente. No, è stata bella questa missione qua. Mi è piaciuta. Basta. Stavo pensando, e adesso che gli dico? Niente, va bene. Questo episodio... No, niente, sto zitto. Finisce qui questa missione qua. Qui questa missione, basta. Finisce qui, spero che i video vi siano piaciuti, perché sono 4 video. E 4 video solo di questa missione qui. Ma non saranno tutti di 4. Peccato, finiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. E spero che continuerete a seguire anche le restanti 3 missioni. Ossia Avanti Savoia, Il Portaordini e Nulla è scritto. E domani uscirà Avanti Savoia, e se non lo seguite vengo a prendervi a casa, perché patriottismo mod on deve esserci. E fine così. Spero che vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie, che avrà vita corta, ma che spero che riusciate a vederli tutti in tempo. E ciao a tutti.